Nome Gianluca. Matteo. Cognome Basile. Soragna. Soprannome Stronzo. Base Teo. Sora, uno dei due va benissimo. Età. Troppi. 39. Ruolo. Tutto fare. Guardia ala. All'occorrenza qualcos'altro. Squadra del cuore. Inter. Squadra del cuore, la nazionale. La giocata più bella in campo. Che cazzo ne so? Mi ricordo con molto piacere la tripla in semifinale di Coppa Italia, che poi ci ha concesso di arrivare in finale e poi vincere quell'anno la Coppa Italia. La partita era contro Siena. La giocata più bella nella vita. Tante. Sono due. Sposarmi con Lisa e avere Cecilia come nostra figlia. Lo conosci da? 15 anni. Conosco Gianluca da tanti anni. Era la prima volta che l'ho incontrato, era qualche raduno della Nazionale Under 22. E quindi era nel 97. Il momento più bello passato insieme? Olimpiadi Atene 2004. Cestisticamente parlando, sicuramente la medaglia d'argento ad Atene. Il momento più divertente passato insieme? Ma, sicuramente l'anno scorso qui a Capodorlando con Poz è stato un bell'anno. Probabilmente in discoteca la sera dopo la finale ad Atene eravamo noi, la nazionale italiana, a festeggiare assieme alla nazionale argentina. Non vi dico cosa è successo. Vino o birra? Acqua. Non sono un grande bevitore, ma ogni tanto una birretta me la faccio. Chi è il più bello? Lui. Vabbè, Baso, dai, non mi viene neanche a parlare. Baso, appena una donna dai 2 anni ai 99 vede Baso, dice ammazza che figo. Chi è il più simpatico? Lui. Vabbè, non c'è paragone, io ovviamente. Raccontaci una barzelletta. Una moglie e un marito in camera da letto assieme, fa la moglie dice: tesoro, ma ieri notte mentre dormivi mi hai dato della troia. Ero sveglio. Chi è il più incazzoso? Lui. Ma forse io ogni tanto in campo, fuori nessuno dei due sicuro. In campo forse un po' io, ma anche lui ogni tanto gli parte la vena. Un suo pregio dentro il campo? Uomo squadra. L'altruismo e la capacità di aiutare tutti. Un suo difetto dentro il campo? Che va piano. Diciamo che adesso, alla soglia dei 40 anni che lui ha già scavalcato, diciamo che non è più quell'atleta che era prima. Un pregio fuori dal campo? C'è da chiedere a sua moglie. Che è buono come il pane, probabilmente una delle persone più buone che esistono sulla faccia della terra. Non l'ho mai visto incazzarsi con qualcuno fuori dal campo e ne aveva dei motivi per farlo. Un difetto fuori dal campo? Sindacalista. Guarda, non saprei, ecco, diciamo che, Baso, ti voglio bene, se devo fargli fare un discorso davanti al pubblico, lo faccio io. Più difficile, fare il papà o giocare ancora? Giocare ancora. Ma guarda, fortunatamente è facile, è divertente, è bello fare tutte e due. 5 per 5, meno 5. Un cazzo! Bene. Baso qua ci impiega tipo 25 minuti. Divano e TV o bricolage? Divano e TV. No, divano e TV innanzitutto, anche perché bricolage sono uno dei più scarsi al mondo a fare lavori con le mani. Incapace totale. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Un uovo oggi. Meglio la gallina domani. Cos'è stato per te Capodonna? Rinascita. Capodonna è stato un paese che mi ha accolto quasi come cittadino. E la possibilità di, diciamo, divertirmi come non facevo da un po' di tempo e ridarmi le soddisfazioni come un tempo. Cosa o chi di Capodorlando bisogna conoscere assolutamente? Pelé. Bisogna chiedere ai totani che pesca il Baso come cazzo hanno fatto a farsi prendere.
Dove ti vedi fra 5 anni? Spero in mare. Spero. Sai che me lo chiedo tutti i giorni, ma ancora non riesco a darmi una risposta. Dove lo vedi fra 5 anni? In qualche TV, in qualche squadra, a fare il general manager. Ma lui è il capitano di un peschereccio che tutte le mattine salpa dal porto e va alla ricerca del pesce migliore. Salutatevi come fate di solito. Ciao coglione. È arrivato il coglione!